Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto, in studio Alessandro Ranieri. Finanziamenti per 510 milioni di euro nel triennio 2015-2017 per effettuare 401 interventi di edilizia scolastica. Adeguamento sismico, messa a norma e ricostruzione di edifici compresi nidi d'infanzia. Il punto è stato fatto ieri in un incontro stampa ad Ancona dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e dalla vicepresidente e assessore all'edilizia pubblica Anna Casini. Nel triennio gli investimenti, è stato sottolineato, sono aumentati non solo grazie ai fondi per il sisma, ma anche rispetto alla programmazione ordinaria del più 271% su base annua. Disperato per motivi economici tenta di togliersi la vita, salvato in extremis dall'intervento dei carabinieri di Mondolfo che su segnalazione di un passante avevano individuato pochi attimi prima l'auto di un uomo abbandonata in periferia. I carabinieri sono tempestivamente intervenuti. Ieri sera intorno alle 19 nell'abitazione dell'uomo un disoccupato mondolfese di 50 anni. Il disoccupato è stato trovato intento a compiere il gesto disperato di ferirsi alle vene. I militari dell'arma guidati dal maresciallo Domenico Pellegrino hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'uomo e lo hanno fatto desistere dal suicidio. Svuotata la cassaforte a casa di una vigilessa dove i ladri sono fuggiti con la pistola di ordinanza e con tutto l'oro custodito all'interno, è accaduto martedì pomeriggio in via Borgo Panni al Vallone di Senigallia. La gente era fuori servizio ed era uscita per una breve commissione. Il colpo è avvenuto tra le 17.30, orario in cui è uscita, e le 19, quando è rientrata a casa. «Ho notato qualcosa di strano appena entrata», riferito alla pattuglia del commissariato. «La cagnolina non mi è corsa incontro come è solita fare. Poi ho sentito un forte odore di metallo e ho trovato lo sportello della cassaforte a terra. Era ancora caldo». Denunciata per truffa la scroccona della piega, la polizia è riuscita a rintracciare una giovane ragazza di Fano che, dopo aver prenotato, si è recata da una parrucchiera di Senigallia per fare il taglio dei capelli, le mesh, una maschera ricostituente e infine la piega. Un trattamento da circa 100 euro. La giovane poi, una volta concluso il lavoro, è uscita con la scusa di aver dimenticato il bancomat in macchina, ma non ha più fatto rientro. La parrucchiera però si era segnata sull'agenda, insieme all'appuntamento, anche il numero da cui la cliente aveva chiamato. Grazie a quello la polizia è riuscita a rintracciarla. Una volta identificata, è stata denunciata per truffa. Scontro fra due auto lungo la Statale Sud nel pomeriggio di mercoledì. Per cause in corso di accertamento, intorno alle 18, una Fiat 600 si è scontrata contro una Opel. L'incidente è avvenuto all'altezza del distributore di metano tra il Cernin e Marzocca. La Fiat 600 nell'urto si è schiantata contro il guardrail con la parte anteriore del mezzo, mentre ad avere la peggio è stata la Opel, che si è ribaltata nel fosso adiacente. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco e il carro attrezzi per il recupero dell'auto cappottata e per estrarre dall'abitacolo l'uomo che era al volante. Sul posto è intervenuta anche l'ambulanza del 118 che ha soccorso i feriti, fortunatamente non gravi. Dopo la compagnia Quinta Dimensione di Porto San Giorgio sarà la volta del Teatro Club Gubinelli di San Severino Marche al Teatro Alfieri di Montemarciano per il secondo appuntamento della rassegna di teatro dialettale Venerdì a Teatro, realizzata dal Comune Fitia Marche Centro Sociale di Montemarciano. A salire sul palco saranno gli attori che interpreteranno la storia dal nome Questa è la vita. Ed è tutto per questa edizione da Alessandro Ranieri. Buon proseguimento d'ascolto.